Benvenuto, bentornato sul canale. Questo è un commento alle patch notes di Baldur's Gate 3. È uscita da pochi giorni, il 25 agosto, questa grossa patch 1. Principalmente sono dei bug fix, oltre 1000, e non sta neanche nello spazio su Steam. Le patch notes complete sono disponibili sul sito di Larian. Noi non le andremo per larga parte a toccare, dato che a seconda di che punto siamo nella nostra avventura rappresentano una marea di spoiler. Tuttavia possiamo dire che sono oltre 1000 bug sistemati, da quelli game breaking, che quindi non ci consentono di proseguire la nostra avventura, a quelli quasi impercettibili. Quello che vi posso dire è che in molti si insiste sulla, e infatti anche l'immagine che ci viene proposta su questo fix, soprattutto nelle varie cutscene, di come si comportavano le razze piccole, quindi gnomo, nano o halfling, che davano qualche problema. È anche un peccato perché davano luogo anche ad alcune compenetrazioni abbastanza divertenti. Comunque, a parte questi bug fix, ci sono anche diverse cose che vanno a toccare il bilanciamento delle classi o dell'XP, del loot. Quelle invece le andremo a vedere. Piccola nota di colore che l'Arian mette nella patch: abbiamo già giocato 22.000 equivalenti di 22.000 anni su Baldur's Gate 3. Per quanto riguarda le classi, la più popolare è il paladino, seguito dallo stregone. Se non sbaglio, molto popolare, ho visto un tweet di Larian, molto popolare anche le altre classi da carisma come warlock o bardo. La meno popolare, il chierico, e neanche di poco in realtà, a giudicare dalle percentuali. E poi c'erano, se non erro, monaco, barbaro, diciamo classi un po' meno da faccia del party. Ovviamente elfi e mezzelfi sono ovunque, e d'altronde anche noi nelle nostre guide introduttive lo abbiamo consigliato molto per la velocità di movimento, che veramente è molto importante. L'umano non è come l'umano di quinta edizione, visto che si utilizza una regola di sostituzione del calderone di Tasha, ma rimane comunque il più popolare. Dall'altra parte, invece, proprio le razze piccole, nani, gnomi, halfling, assieme ai ghitianchi, sono le meno preferite dei giocatori. Passiamo al balance. Allora, innanzitutto gioco un po' più semplice, questo è un cambiamento rilevante nella modalità esploratore, cioè quella più semplice, che a seconda di quanto siete esperti o meno in questa tipologia di gioco, tanto semplice non è. Questo vi aumenta il bonus degli HP, vi raddoppia in buona sostanza il bonus degli HP, quindi gli HP extra che ricevete in aggiunta a quelli standard della classe per darvi un po' più di respiro nel gioco. Più oro in generale nel corso dell'avventura. Hanno sistemato alcune spell come mano magica. Questo è abbastanza rilevante, il fatto che non se ne possa buggare ed avere più di una allo stesso tempo. Per gli stregoni, ottima notizia, perché viene sistemata la possibilità di non poter creare degli incantesimi con gli slot del quinto livello dai loro punti stregoneria. Più una cosa da in game, ovviamente, ma comunque importante. Un bel buff, o meglio, una bella sistemata a due dei collegi dei bardi. I bardi del Collegio della Conoscenza adesso possono scegliere quale skill addizionale vanno a ricevere, mentre per quanto riguarda il Collegio della Magia, che come avevamo visto in uno dei nostri video guide introduttive, aveva una lista dei segreti magici che era molto limitata rispetto a quella che in realtà ricevono dalla quinta edizione standard di Dungeons & Dragons, ci va ad arricchire di un numero di magie davvero elevato, per cui c'è davvero un po' di tutto, dalla possibilità di animare non morti a magie da chierico piuttosto che da druido, ragnatela, raggio di indebolimento. Insomma, sicuramente questa sottoclasse che magari non era poi così utile riceve un discreto bonus. Va bene, un cambiamento a un oggetto. Ecco, questo molto buono per i warlock che selezionano il patto della catena, che è già molto forte per quanto riguarda i famigli, ma ora il fatto che possono attaccare ripetutamente con i loro attacchi extra li rende ancora più utili. Per il resto, tante cose per gli NPC che ora hanno
andiamo a saltare. Questi erano gli highlight. Se andiamo a vedere nelle patch notes sul sito di Larian proprio, ci sono anche altre cose che vanno a modificare parecchio il nostro gameplay. E la prima è una delle nostre razze preferite per lo stregone, ovvero il dragonide. E la loro arma del soffio, che può essere soffio di fuoco piuttosto che, a seconda della tipologia del colore del dragonide che se andate a selezionare, ora diventa piuttosto utile, non lo era prima, perché finalmente scala con il livello, quindi diventa una abilità tipo magia che può essere utilizzata anche andando più avanti nel gioco e non solamente ai primissimi livelli. Per il resto, tanti piccoli fix che però non vanno a verificarsi con tanta probabilità come questo caso. Ora, Larian non starà con le mani in mano dopo questa patch mastodontica. Ci hanno promesso che arriverà molto a breve anche la patch 2. Questa sarà la performance patch, quindi andrà a migliorare un po' a tutto tondo le prestazioni che abbiamo nel gioco, soprattutto con i sistemi, diciamo, meno potenti, perché come sappiamo, stranamente, soprattutto dal lato CPU più che dal lato GPU, è molto intensivo, quindi sicuramente ci aspettiamo tanti miglioramenti in questo senso. Fatemi sapere nei commenti se ho dimenticato qualcosa di game changing, di rilevante da questa lettura delle patch notes. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video.